Buongiorno amici, buongiorno fratelli e sorelle. Non li temere perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Geremia capitolo 1 versetto 8. Tra alti e bassi, il libro di Geremia ci rivela in questo profeta un uomo molto simile a noi. Se nel primo capitolo vediamo la sua vocazione e missione datagli da Dio, al capitolo 20 notiamo un altro Geremia. E si lamenta e giunge al punto di maledire il giorno in cui nacque. La maggioranza degli uomini soffre di tale oscillazione tra alti e bassi simile a quelli di Geremia, con periodi di ottimismo e di pessimismo che conducono allo scoraggiamento. Quando vediamo le evidenze di condizioni avverse in questo mondo, forse pensiamo che sia difficile credere nel potere di Dio. Ma anche in mezzo a circostanze che non possiamo comprendere, possiamo affermare che il suo amore è grande per noi ed altresì grande saranno le sue liberazioni per quanti confidano in lui. Invece di focalizzare la nostra attenzione nelle condizioni negative, lasciamo che i nostri pensieri siano fortificati dai pensieri del Signore. Com'è possibile fare questo? Tutto dipende dai pensieri che seminiamo nella nostra mente. Se mediteremo le parole di Dio, avremo dei pensieri che ci aiuteranno a rimanere pazienti mentre attendiamo che si compia il supremo bene divino. Amen.